E rieccola. Allora, adesso partiamo con la recensione delle maschere per il viso che sono arrivate dall'Inghilterra. Dati sensibili, copriamoli. Sacchettino è questo, le ho prese da eBay. La meno cara l'ho pagata 1,10 euro, la più cara l'ho pagata 1,55 euro e sono 19. Ne ho già persa una, tutto sto poco di roba qua. Allora, sono le maschere della Montagne Jeunesse. Io mi ricordo che ne avevo già usata una o più di una anni e anni fa, e poi sempre guardando qua e là su, cercando maschere da viso, nelle immagini mi è uscita quella di eBay e ho preso queste maschere qua. E niente, ve le vado a mostrare. E poi stavo pensando di, siccome ho intenzione di farne una alla settimana, di farvi la recensione, o per meglio dire la prova su strada della maschera, di modo da potervi dare, la mia opinione. Cercavo disperatamente quella al cioccolato che non sono riuscita a trovare, o per meglio dire, se la trovavi costava veramente uno sproposito, al che io mi sono rifiutata, di spendere quella cifra. Parliamo di 10 euro in su, per quella maschera. So che c'è da Tigotà, siccome oggi devo scendere con l'orso a fare la spesa, penso che la prenderò lì. Comunque, bando alle ciance, ciance alle bande, partiamo che sono 19 maschere e non finirò mai più. E vi vado a mostrare la prima, che è questa. Qua dice purificante e refine pore, quindi penso che restringa i pori. Ah, che cos'è? Non lo so. Aspettate che vediamo se c'è scritto. Ah, qua c'è melone e mela più due frutti che a me sono sconosciuti. Comunque è fatta così. E sono già 2 minuti. Poi, non so quanti video dovrò fare per recensirvele tutte, però perdiamo tempo. Che è sempre... Vabbè. Poi abbiamo questa al mirtillo. Questa qua dice A Deep Cleansing and Shotting Mode Mask. Purificante, credo che sia. Però quando vi farò la prova su strada andrò a guardare Google Traduttore e vi dirò meglio tutto. Adesso ve le faccio un po' così alla veloce, alla carlona. Poi abbiamo questa dove ci sono delle bellissime fragole. Che packaging fanno morire da ridere, però. Moisturizing e Toning. Hydrating Mask, questa è una maschera idratante, andiamo per esclusione, però vi ripeto, vi farò la prova su strada così andrò a vedermi bene la traduzione e tutte cose. Poi pulisce e disintossica, e questa è a strappo, peeling, chiamatela come più vi pare, credo che sia classica al carbone attivo. Poi farò un video lunghissimo così ve lo registro tutto insieme. No, non è troppo lungo. Vediamo, adesso vediamo. Allora, che poi devo guardare lì e guardo sempre là, vabbè. Poi abbiamo revitalizzante purificante. Anche questa è peel off e credo che sia limone, zenzero e... Aspettate, no, ho detto una cosa. Sì, limone, zenzero e tè verde. Ed è fatta così. Poi siamo a 5. Dopodiché abbiamo anche questa purifica e detox di disintossica, ma è bella l'italiano, ciao ciao ciao, è fatta così. E questa ha Chopped Saved, che non so cos'è, camomilla e sale. Poi questa è al tea tree, minimizza e rifinisce i pori. Una altra ancora in verde è questa qua. Allora, c'è del lime, del jasmine, come si dice già? Gelsomino, credo, non lo so, non mi ricordo. E cocomero ed è remover dirt e grime. Non so cosa voglio dire, vi ripeto, vi farò tutto sulla prova su strada. Andrò a vedermi la traduzione maschera per maschera, quindi avrò 19 video su prova su strada per quanto riguarda le maschere, senza contare che appena prendo lo stipendio, devo ordinare delle altre maschere che voglio provare. E vi premetto già,
che ho fatto un ordine di maschere sotto i 70, se non addirittura meno centesimi l'una, per, quindi per anche noi poveracce che non guadagniamo i miliardi al mese. Poi adesso vi saluto e ci vediamo dopo che giro la seconda parte del video. Ciao.